Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno, siamo quasi in primavera, già si sente nell'aria. E allora ecco questa bella ricetta delle pappardelle con patate, carciofi, piselli e naturalmente la cipolletta calabrese. E con una bella spolverata di parmigiano, olio di oliva extravergine per la cottura della nostra ricetta. Ho già lavato le patate, vado a pelarle. E mi raccomando, per questa ricetta cercate di tagliarle a cubetti in modo che si hanno tutto il tempo di cuocersi, che se li fate troppo grosse ci vuole più tempo. Ecco le patate tagliate, pezzetti, cubetti piccolissimi, e andiamo a mettere l'olio extravergine di oliva in padella. Andiamo a mettere la cipolla nell'olio e la facciamo appassire. Nel frattempo abbiamo acceso l'acqua per la pasta, perché tra le altre cose fra un po' avrò bisogno di un po' di acqua bollente. Prima di mettere i carciofi, piccolo segreto, con un po' di limone spremuto sui carciofi andiamo a metterlo in modo da non far diventare neri. Vado a mettere il tutto nella padella assieme, come avete visto sono diventati più chiari, e praticamente nella cottura non si andranno a scurire. Vado a mettere un po', un pizzico di sale per favorire il liquido di vegetazione dei carciofo a venire fuori, per cui ancora momentaneamente li faccio insaporire con la cipolla e non vado a mettere acqua. Bene, abbiamo fatto insaporire e vado a mettere i piselli. Mescolo un altro pizzichino di sale, solamente dei pizzichi per far tirare fuori il liquido di vegetazione sia dei piselli che dei carciofi. Fuoco lento, fuoco piccolino, mi raccomando. E adesso vado a mettere un po' di acqua che mi sono preparato, come vedete, a bollire, per cui deve essere bollente perché sennò attrunzano, come diciamo noi in Sicilia, attrunza tutto. Adesso vado a mettere le patate. Adesso necessita dell'acqua, se no non si cuociono. Adesso vado a mettere un po' di pepe nero. Ci insaporiscono di più. Vado a calare la pasta. Bene, metto il sale nella pasta. Come vedete lì c'è un sughetto che è la fine del mondo. Bene, le nostre pappardelle sono cotte. Vado a spegnere qui
è la padella qui vicino, per cui non la metto nello scolapasta. Me la vado a scolare in questo modo. Bene, me la vado a condire bene bene qui in padella. Naturalmente mi sono lasciato un po' di sughetto a parte. Metto una spruzzatina di parmigiano. Che sughetto! Bene, adesso vado a rimpiattare. Amici, buon sabato e buongiorno a tutti. Stasera bestiale. Che dite? Assaggio? Ezio, devi aspettarmi. Non si può dire. Non si può dire. I cacciofi squagliano mucca e le patate pure, ma è venuto di un gusto di quello bestiale. Fatela. Fatele, fatele, fatele. Praticamente tutto dal surgelatore è uscito. È di un'eccezionalità. Bene, saluto come sempre chi mi lascia quei messaggi che mi fanno veramente inorgoglire. Yolanda Scamarda, Reveica Giorghe, Safaritto Arena e Placido Vecchio. Grazie di vero cuore, continuate a seguirmi e vi auguro una buona settimana. Ci rivediamo sabato prossimo e, come dice Roger Roberto, fatela e buon appetito a tutti. Ciao e vi voglio tutti bene.